E benvenuti miei cari amici o bentornati in Istria Multimedia e oggi siamo qui per raccontare le vicende che conducono all'età moderna. Dove ci troviamo, collochiamo la nostra storia sempre in Europa. E nella carta è riportata la diffusione della peste in Europa. Si vedono le regioni colpite tra il 1347 e il 1352. Altro importante argomento di questi secoli e di questi anni è lo scoppio della guerra dei cent'anni, ovvero quella guerra che vede scontrarsi Francia e Inghilterra. E nella carta sono segnalati i vari territori in questione. La storia che quest'oggi andremo a raccontare vede i secoli XIII e XIV. A partire dalla fine del 200, la crescita dell'economia europea si arresta. I progressi dell'agricoltura non sono in grado di sfamare una popolazione in aumento, perché i miglioramenti tecnici non hanno modificato il quadro di fondo di un'agricoltura ancora poco produttiva. La conseguenza è che le carestie si fanno sempre più frequenti, forse anche in conseguenza di un peggioramento delle condizioni climatiche. Le difficoltà dell'agricoltura si ripercuotono sui settori produttivi urbani. La produzione artigianale ristagna, il commercio langue, i ripetuti fallimenti di mercanti sono il segnale di una crisi ormai in atto. La crisi non è solo economica, ma anche politica. Infatti, le due istituzioni universali del Medioevo, impero e papato, devono cedere di fronte all'affermazione delle monarchie nazionali. L'interregno seguito alla morte di Federico II finisce con l'elezione del debole Rodolfo d'Asburgo, che non è in grado di restaurare il potere imperiale. In Germania, dunque, l'autorità imperiale si indebolisce a vantaggio di quella dei signori, una situazione che riceve una sanzione ufficiale con la bolla d'oro emanata da Carlo IV nel 1356. Nel contrasto con la monarchia francese, la Chiesa perde il proprio primato. Nel 1309 la monarchia francese impone il trasferimento del papato ad Avignone. Ciò provoca una sollevazione popolare e il tentativo da parte di Cola di Rienzo di instaurare una repubblica romana. Anche la Francia si trova però ben presto nel mezzo di una gravissima crisi. L'estinzione nel 1328 della dinastia Capetingia provoca un conflitto con l'Inghilterra. Il sovrano inglese Edoardo III non riconosce infatti l'elezione di Filippo di Valois. La prima fase del conflitto, destinato a durare a lungo, vede la prevalenza degli inglesi che conquistano gran parte del territorio francese. La riconquista di Bisanzio da parte della dinastia dei Paleologhi nel 1361 non arresta il declino dell'impero bizantino, minacciato dall'avanzata di un nuovo potere turco, ovvero quello ottomano. Nel 1354 gli ottomani mettono piede in Europa e nel 1389 sconfiggono i serbi, conquistando gran parte della penisola balcanica. I contatti più intensi con l'Asia orientale sono all'origine dello scoppio della catastrofica epidemia di peste del 1347-1351. L'epidemia infatti ha origine nell'Asia centrale ed è introdotta in Europa dalle navi genovesi. In pochi anni l'epidemia provoca la morte di circa 20 milioni di uomini e una completa disarticolazione della società europea. Va bene signori, noi siamo giunti alla conclusione di questo video e ci vedremo a breve con una nuova playlist dedicata all'età moderna.